Ciao a tutti, allora sono passati un paio di giorni dopo il convegno che è stato organizzato a Piacenza dal titolo L'erba che uccide la cannabis e volevo fare qualche riflessione così, diciamo, a sangue freddo perché effettivamente durante il convegno diciamo che un po' esagerato. Allora, premettendo dal fatto che comunque io sono andato, ho partecipato e ho anche appunto fatto la diretta su Facebook che tanti di voi hanno visto sulla pagina di Naturcanapa. E comunque le intenzioni appunto erano delle migliori, cioè ascoltare, sentire un po' quello che avevano da dire. Eventualmente controbattere in secondo luogo. Poi vabbè, siamo arrivati là, si è trovato un clima molto diverso, comunque c'erano tanti attivisti, gente comunque locale e quindi insomma è andato un po' tutto, ci siamo lasciati trasportare. Anche come ha detto Fabrizio Dentini, che era anche lui là presente alla serata, e diciamo che ci siamo lasciati un po' trasportare dal sentimento o comunque dalla rabbia, perché effettivamente comunque un evento del genere organizzato dalla Lega Nord, che tutti comunque sappiamo qual è il pensiero della Lega Nord, gli atteggiamenti comunque dell'estrema destra, della destra. E diciamo che li abbiamo ripagati un po' con la stessa moneta, e comunque loro non hanno apprezzato, e abbiamo fatto la figura pessima. Comunque il convegno era veramente disinformativo. I relatori comunque non erano competentissimi negli argomenti. Però, tralasciando stare questo, volevo soffermare più che altro su quello che era la testimonianza fatta da una mamma. Una mamma che innanzitutto si è presentata vestita a lutto, quando il figlio è vivo, sta bene. Ed è, diciamo, anche uscito dal tunnel della tossicodipendenza, se così si può chiamare. La storia che voleva raccontare questa mamma, comunque, non è una storia bella, perché appunto il figlio comunque alla fine è stato, tra virgolette, arrestato o comunque allontanato dalla famiglia per violenze domestiche. Ora, noi non sappiamo esattamente qual era la situazione familiare e tutto quanto. Su questo volevo un po' raccontare anche quelle che sono le mie esperienze personali, che penso che anche tanti di voi hanno avuto litigi in famiglia. Anche perché, come sappiamo, spesso i genitori impongono le proprie idee, le proprie convinzioni, e a noi figli non va bene, ci ribelliamo. Ora sì, magari in quel caso il ragazzo ha dato il peggio di sé, non è giustificabile comunque, ma non è da attribuire al solo uso della cannabis. Cioè, anch'io faccio uso di cannabis da anni, ho avuto problemi in famiglia, anzi, se non fosse stato per la cannabis, veramente non saprei veramente come avrei reagito in certe situazioni. Cioè, anch'io davanti a mia mamma mi sono fatto qualche spinello, un po' per provocarla, un po' per dimostrare il fatto
invece questa sostanza mi rilassava, mi faceva tranquillizzare, e quindi io lo usavo per star tranquillo. Mia mamma però comunque ha capito, non ha capito, cioè tuttora ancora ogni tanto mi riguarda e mi dice: ma chi te lo fa fare, ma perché? Non lo so, cioè per me quella della cannabis è un po' una vocazione, cioè all'inizio comunque penso come un po' tutti, la curiosità, la voglia di appunto ribellarsi al sistema, ribellarsi ai genitori, e poi invece pian piano comunque scopri un mondo completamente diverso, comunque ti informi, studi, ti accorgi di tante cose, di tante bugie che ti sono state raccontate, cioè, partiamo da Babbo Natale per esempio, la più grande bugia che si può raccontare a un bambino, quella di Babbo Natale. E poi ci chiediamo perché siamo tutti traumatizzati e abbiamo problemi mentali. Dico, beh, ci fate crescere su con stronzate su stronzate, scusando l'espressione, cosa volete. E comunque, cioè, a me dispiace tantissimo per questa signora, per suo figlio. Però, se dico anch'io, ho litigato con mia mamma, pesante, tante volte, ma non perché non ero lucido o cosa, proprio perché quando si litiga soprattutto con la mamma, appunto con la persona che ti ha dato alla luce, che ti ha creato, cioè vai fuori di testa, non ci puoi fare niente, è più forte di te. Però appunto la cannabis invece aiuta a rilassarti. Poi, se proprio vogliamo parlare del discorso, ma cannabis fa male, non fa male, sempre parlando su esperienza personale, sì, ci sono state dei momenti, delle occasioni in cui, come si suol dire, l'ho presa male. Da definirlo a cosa non si sa, forse tante volte perché ero digiuno, stomaco vuoto, mi si abbassava la pressione, tante altre volte appunto non si sa effettivamente cosa vai a fumare, perché chi ti dice cosa è contenuto e in che quantità. Magari ci sono appunto livelli di THC altissimi, non ne sai niente, magari ci sono livelli di THC bassi, e indica, sativa, cioè, non si sa. Poi, studiando, si sa che appunto cannabis sativa ti dà degli effetti, la cannabis indica ti dà altri effetti, il THC comunque è stato appurato che effettivamente puro al 100% è abbastanza tosto, crea paranoia, ma comunque sono effetti temporanei. Anzi, altri studi hanno affermato che comunque il THC nella sua forma acetata addirittura è paralitico, però quelli sono stati studi effettuati dall'esercito, che si dice voleva usarlo anche come una sorta di arma. Però appunto, facendo la corretta informazione, si possono evitare tante cose. Appunto, non si può fare tutta l'erba un fascio. Bisogna vedere che tipo di erba è. E non possiamo appunto dire che tutte le droghe fanno male, anche perché se andiamo a cercare sul vocabolario, droga è sinonimo di spezie. Anche la distinzione che facciamo solitamente tra droghe leggere e droghe pesanti è sbagliatissima.
Non esistono droghe leggere, non esistono droghe pesanti. Esistono droghe ipnotiche, droghe eccitanti, droghe rilassanti. Questa è la categorizzazione giusta che si dovrebbe fare sulle droghe. Però vabbè, non sono adesso qua a fare una lezione, anche perché non ho nessuna attestato, nessuna laurea. Sono un semplice essere umano che si interessa alla natura, che studia, ma solo scopo personale. Poi c'è anche il discorso dei diritti, un punto. Noi come esseri umani abbiamo dei diritti che sono sanciti dalla Dichiarazione Universale dell'Uomo, che è stata scritta alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che dice che noi uomini, in quanto esseri umani, abbiamo certi diritti che non vengono mai rispettati. Il dibattito comunque non è chiuso. Spero che la discussione possa andare avanti in maniera più pacifica, più serena. E spero che comunque l'argomento venga affrontato maggiormente da persone competenti, da persone che comunque hanno delle evidenze scientifiche, come per esempio il fatto che si discute che il THC si attacca alle cellule cerebrali, quando in realtà non è vero. E questo comunque si può scoprire solo in fase post-mortem, e quando si effettua un'autopsia, si seziona il cervello, solo in quel caso si può verificare se c'è presente il THC attaccato alle cellule cerebrali, questi danni enormi provocati da questa molecola così malvagia. Poi appunto non si è sentito mai parlare del sistema endocannabinoide, che comunque fa parte di noi, fa parte del corpo umano. Ci sono i ricettori CB1, CB2, in corrispondenza comunque dei nostri organi vitali, degli organi riproduttivi, addirittura le ghiandole mammarie in fase di allattamento producono naturalmente dei cannabinoidi che sono importantissimi per lo sviluppo del neonato. Altri studi dicono che comunque dei cannabinoidi aiutano a rigenerare le cellule cerebrali, non le distruggono. Non possiamo dire che la cannabis fa buchi nel cervello solo perché una persona gli sale il sangue in testa e comincia a urlare e sbraitare. Cioè, allora il tipo che c'era ieri sera, l'altra sera, sempre della Lega, uno dei relatori. Dico il tipo, perché comunque anche lui è un essere umano come me, siamo tutti uguali, indipendentemente da età, provenienza, studi, qualifiche, che perché sappiamo che in certi casi le qualifiche si possono anche comprare, quindi un pezzo di carta non fa di me una persona migliore. E appunto, quella persona lì, arrivando a un certo punto della serata, se ne è uscito dicendo a un ragazzo che se avesse investito la propria figlia, gli avrebbe fatto un culo così. E io l'ho ripetuto tante volte. Allora, cosa dobbiamo dire? Lui aveva fumato una canna, aveva sniffato, aveva bevuto. Cos'è? Ha problemi anche lui? No, non credo, non lo so, non posso dirlo. Sicuramente era arrabbiatissimo. Però non per questo
Allora, le nostre reazioni in certi casi sono da attribuirsi ai danni irreversibili della cannabis. Comunque, vi invito a dire anche a voi la vostra, se avete voglia di condividere le vostre esperienze o comunque se volete continuare il discorso. Ci può pensare. E un saluto a tutti, buona serata, fate i bravi.